Boker Tov, Boker Or, Shavuot Tov a tutte voi, a tutto Am Yisrael, Amen Ken Yei Ratzon, Refuash Lema Mushlemet, Lekol Cholenu, Lekol Hapzuim, Lekol Acholim, e Beshah Tova all'appuntamento che hai. Riprendiamo, come dicevo, anche con una carica di Torah, di Kedushah, di santità, e con la parasha di Behar sul monte. Questa parasha, come vedremo subito, parte con l'argomento della Shemitah, del Yovel, dunque del settimo anno che bisogna rispettare, e poi dopo 7 volte 7 anni c'è lo Yovel, 50° anno. Però prima, appunto, proprio prima di parlare della Shemitah, cosa ci dice il Passuk? Hashem parlò a Mosè sul monte Sinai dicendo, perché dire sul monte Sinai? E poi dirà nel prossimo passo, parla in Israele, quando entrerete nella terra che vi do, la terra farà riposo di Shabbat. Dunque, però, dunque, prima di, perché non è per la domanda che Rashi pone, perché Hashem non ha detto direttamente, parla in Israele, quando entrerete in Eretz Israele dovrete dare un anno di riposo alla terra. Ciao carissima, ciao. Ecco, a Siri Kodesh. Buongiorno Sara Bella. Ciao carissima, ciao Shetibria. Guarda, guarda. Avuto Mevorah. Sara, ma vuoi che leggo io? Come vuoi? Come Ah, se puoi leggere, sono vuoi tu? contentissima. Come Sono vuoi? contentissima. Allora, ma vuoi leggere in ebraico o in italiano? No, italiano. Ah, in italiano. Ok, allora, Ma se vuoi, se ti fa comodo. Certo, diamo un po' di pausa a Rachele e René che sono le addette tutti i giorni. No, lascia Rachel, allora io preferisco, lascia Rachel, io pensavo che tu stavi chiedendo a qualcuno se voleva leggere, no, no, no. No, ma vogliamo sentire un po' anche gli altri No, perché sono contenta che leggi Rachel. immenso piacere di sentire Rachele, è ovvio per tutte noi, ma voglio anche coinvolgervi voi altre. A parte che ricordiamo anche la pagina del Humash di Moise Levi, pagina 527, e se no comunque tutti i Humashim, Humash Vaikra, Parashat Behar, capitolo 25. Oggi abbiamo appunto la Shnat Shemitah e il Giubileo, il Yovel, da Passuk 1 a Passuk 14. Allora, parto direttamente con, come ho letto subito, per dare subito i rashi che sono molto importanti, e poi vi sento. Allora, come abbiamo detto, la domanda che pone Rashi è come mai nel primo passuk Hashem parlò a Mosè al Monte Sinai, cioè sembra un'aggiunta questo Monte Sinai. Cioè che rapporto in realtà, entriamo nel dettaglio, che rapporto particolare ha il tema della Shemitah, della remissione, con il Monte Sinai? Domanda altra retorica, tutte le mitzvot non furono forse promulgate da Hashem a Sinai? Cioè, perché proprio rispetto a questa mitzvah che adesso studieremo nei prossimi psukim, si sottolinea il Monte Sinai. E Rashi risponde e dice così: il senso è come per quanto riguarda la remissione, allora, e questo lo vedremo anche con tutte le altre mitzvot, sia le norme generali sia le norme particolari, insieme a tutti i dettagli, furono promulgati dal Sinai. Così, allo stesso modo, per quanto riguarda tutte le 613 mitzvot, le loro norme generali, assieme ai loro dettagli, furono tutte promulgate da Monte Sinai. Quindi abbiamo un Rashi importantissimo, una pietra miliare, se possiamo dire, della Torah, perché noi abbiamo la Torah scritta, la Torah orale. E tante volte ci sono persone che pensano, ok, un conto la Torah scritta, data direttamente da Hashem su Monte Sinai, ma la Torah orale tramite i nostri tzaddikim, chachamim, eccetera, e forse ha meno importanza. Allora viene questo passuk e ci precisa, attenzione, come tutti i dettagli generali particolari sono stati promulgati su Monte Sinai a proposito di questa mitzvah, così anche è tutto. Adesso questo è riportato da Torah Kohanim e dunque più nel dettaglio perché la Torah ha voluto specificare che le norme relative alla Shemitah furono emanate a Monte Sinai. Sembrerebbe appunto superfluo perché il libro di Vaikra, che contiene appunto le norme della Shemitah, si conclude
con l'affermazione che tutti i comandi presenti in tutte le mitzvot che ritroviamo nel Chumash Vayikra furono dati, promulgati, trasmessi su Monte Sinai. E poi Rashi aggiunge la sua, perché questo è quello che Rashi riporta dal Torah Kohanim. Poi dice Rashi, dice, a me sembra che la spiegazione però del testo sia la seguente. Dal momento che non troviamo la norma relativa al riposo della Shemitah, dunque riposo del suolo, che è ripetuta nelle steppe di Moab, nelle Mishneh Torah, dunque, la risposta, cioè abbiamo questo quesito, ciao alle new ente, a quelle che sono entrate adesso, Shavuot Tov Mevorach. Dunque, abbiamo la risposta al quesito che è stato posto dal testo, che è un'applicazione di una delle 13 regole esegetiche che abbiamo visto più volte, già vi ricordate, di Rabbi Ishmael. E qual è questa regola? Secondo la quale, una delle regole, secondo la quale si stabilisce che quando una cosa inclusa in una proposizione generale è fatta anche oggetto di un'affermazione particolare. Dunque si applica tutto ciò che è incluso nella proposizione generale. Vediamolo in questo caso. Noi abbiamo fatti, a proposito di affermazione generale, abbiamo già appreso che le norme generali, le spiegazioni, le norme particolari di questa mitzvah furono promulgate su Monte Sinai. Dunque la Torah, pertanto, dicendo qui in questo passù, primo passù di Parashat Behar, al Monte Sinai, dunque sottolineandolo, intende insegnare riguardo a ogni parola promulgata e comunicata a Mosè da Hashem, ovviamente, che poi tutte appunto provennero da Sinai, insieme alle loro norme generali e ai loro dettagli. E vennero solo ripetute una seconda volta nelle steppe di Moab. Dunque, quando vediamo, a proposito delle steppe di Moab, che vengono riportati tutte le norme, eccetera, in realtà questo era in seguito. Allora, vediamo intanto il passo tutti insieme, Prochot Habaot a tutte carissime, Shavuot Tov Mevorach, alle 12 tribù di Israele. Allora, Vaidaber Adonai Moshe Be'ar Sinai Lemo. Daber Ebni Israele Ve'amartan Ki Tavou El Haaretz Asher Ani Noten Lachem Ve'Shavta Haaretz Shabbat L'Adonai. Dunque, vai Milli, 3, Pasuk 3, per 6 anni. Allora, l'Eterno parlò a Mosè sul Monte Sinai di tutte le norme teoriche e applicative dell'anno sabbatico, dicendo così: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi sto per dare, la terra dovrà riposare, è un periodo di cessazione dedicato all'Eterno. Per 6 anni potrai seminare il tuo campo e per 6 anni potare la tua vigna e raccoglierne il prodotto, ma il settimo anno per la terra, dei campi e delle vigne, dovrà esserci una completa cessazione di lavoro, un periodo di cessazione dedicato all'Eterno. Non dovrai seminare il tuo campo e non dovrai potare la tua vigna. Fermati qua un attimo, dunque leggiamo il 3 e il 4. Allora, Sheshanim tizra sadecha, ve sheshanim tizmor karmecha, ve asafta et tevuata. Vi ricordo chi sa leggere l'ebraico, chi può, di leggere parola per parola con me. Uvashana hashevit, Shabbat Shabbaton i elaretz, Shabbat l'Adonai, sadecha lo tizra, ve karmecha lo tizmor. Vai avanti. Allora, non potrai raccogliere per tuo uso personale ciò che cresce spontaneamente dal seme caduto del tuo raccolto precedente. Non potrai vendemmiare l'uva della vigna che avrai riservato a te stesso perché essa non ha proprietario. Per la terra dovrà essere un anno di completo riposo. Il prodotto spontaneo cresciuto nel periodo di riposo della terra sarà liberamente disponibile per tutti voi perché serva da nutrimento per te, per il tuo servo, per la tua serva,
per il tuo lavoratore salariato e per colui che dimora presso di te, anche se non ebreo. Tutto ciò che essa produce sarà trattenuto in casa come cibo per il tuo bestiame fino a che nella tua terra vi sarà alimento sufficiente per gli animali selvatici. Fantastico. Allora, da 5, et sfiachetzir chalot zor, et in venezir chalot zor, shnat shabbaton yelaretz. Vehaita shabbat haaretz lachem leuchla, lecha, ule avdecha, vela amatecha, veli schirecha ule toshavecha, hagarim imach, velivhem techa, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. פורטנטיסימה מצווה questa della שנת שמיטה, e dalla שמיטה passiamo adesso al Yovel, al Giubileo. Allora, ovviamente ci sono tanti rashi nel dettaglio, ma non abbiamo tutto questo tempo purtroppo, anche perché ho cominciato un po' in ritardo. Dunque, intanto abbiamo visto la sintesi dei rashi che ci ha letto Milly. Vai, Emilia. Allora, conterai per 7 cicli di anni sabbatici, 7 volte 7 anni, e per te i giorni di questi 7 cicli di anni sabbatici, anche se non li rispetterai, ammonteranno comunque a 49 anni. Il 10 del mese il 10 del mese del settimo mese, Tishrei, dell'anno successivo, ne diffonderai l'annuncio con il suono dello shofar. Nel giorno di Kippur suonerete lo shofar per tutto il vostro paese, anche se cade di Shabbat. In tribunale dichiarerete sacro il 50° anno e proclamerete la libertà per tutti gli schiavi nel paese, per tutti i suoi abitanti. Per voi sarà conosciuto come un giubileo. Ritornerete ciascuno al proprio possesso, creditario se era stato ceduto, e anche coloro che avevano scelto di rimanere schiavi oltre il sesto anno ritorneranno ciascuno alla propria famiglia. Il 50° anno sarà un giubileo per voi e non potrà estendersi oltre. Così come nell'anno sabbatico non seminerete, non mieterete, non raccoglierete neppure quanto crescerà da sé, né vendemmierete l'uva della vigna che non avete messo a disposizione perché tutti se ne prendano. Siccome questo è un giubileo e se ne venderete il prodotto, il denaro per voi sarà vietato come un oggetto consacrato al santuario, così come nell'anno sabbatico, potrete mangiarne il prodotto e trattenerlo in casa solo finché gli animali selvatici troveranno di che mangiare nel campo. Durante quest'anno di giubileo, tutti voi tornerete ognuno al suo possesso ereditario, anche se questo fosse stato riacquistato da un figlio. E vi ricordate quando abbiamo studiato appunto le leggi della Shemitah? Allora abbiamo detto che per esempio il servo, no? Il servo ebreo, poi c'era Evedivri, che si era venduto, se l'anno di Shemitah non vuole tornare, allora vi ricordate che bisognava forargli l'orecchio, l'orecchio che ha sentito a proposito di Arsinai, di non essere schiavi solo a me. Questo dunque in caso che non voleva andarsene. Per quanto riguarda la Shemitah, per quanto riguarda gli Yovel, dolente o nolente, come si direbbe da noi, devono essere tutti liberati. E anche tutti i possessi, anche se sono, come abbiamo visto, come ci ha ben detto Milly, tutto torna al proprietario originale. Leggiamo questi psukim tutti insieme, parola per parola. Vesafarta lecha, sheva shabetot shanim, sheva shanim, sheva peamim, ויהיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה. Di nuovo questo numero 7 che torna alla grande. Guardate quante volte viene ripetuto in questo passuk. 4 volte per essere precisi, e dunque per l'importanza dei numeri, del loro valore spirituale, no? 9. Ve'avarta shofar. Sul tet, ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashvi'i be'asor lachodesh be'yom ha'kippurim, eccezione anche se Yom Kippur, ta'aviru shofar bechol arzechem v'kiddashtem et shnat ha'chamishim shana ukratem dror ba'aretz lechol yosheveah yovel hi tihye lachem v'shavtem
Ish el accusato, ve ish el mishpato tashuv. Dunque, questo ritorno totale, ciascuno alla propria terra, alla propria famiglia. Yovel hi, shnata hamishim shanat yelachem, lo tisreu, ve lo tikzeru et sefichea, ve lo tivzeru et nezerea, ki yovel hi, kodesh tielachem min hasadeh tochelu et tevuata. Bishnata Yovel Azot, Tashuvu Ish El Achuzato. Avevo preparato tanti altri rashi, però, come vi ho detto, siccome per causa di forza maggiore, abbiamo cominciato in ritardo. Allora, ci accontentiamo della seconda parte in sintesi. Grazie mille, Milly, ci siamo deliziate della tua lettura e passiamo adesso tutte al Tania. Scusa Sara, Giubileo è a Juvel? Sì, esatto. Giubileo e Yovel. Ok, tutto da. No, anno di rimissione, Shnat Shmita. Ok, ci siete ragazze? Un attimo che devo prendere un minuto. Un minuto. Mannaggia. Allora, siamo l'11 del mese di Iyar. Siamo al capitolo 48 del Tanya, pagina Samechzain 133, dove vedete scritto in grande Perek Memchet, fino a 134, quinta riga dall'alto. Ok, ci siete ragazze con me? Allora, vediamo in italiano prima, poi leggiamo. Allora, un attimo, lunga vita, un attimo, dovevamo aspettare. Ciao carissima, sei arrivata in tempo, Bokertov. Poker Or, carissima, in tempo per il capitolo 48 del Tania, nuovo capitolo di oggi. Allora, la persona qui si riferisce, il capitolo parte parlando della, riferendosi alla persona intelligente così definita, che se questa persona appunto si riflette sulla grandezza di Ensof Baruch Hu, a quel punto si renderà conto che HaKadosh Baruch Hu è quale il suo nome lo indica, cioè Ensof Baruch, ossia infinito. Dunque non c'è alcun termine o limite o compimento della luce della vita che si diffondono da lui, Kadosh Baruch, e per semplice, se non, attenzione, e per semplice sua volontà, e l'abbiamo visto in Bamidbar 15:41, sua volontà. Dunque, tutto quello che esiste in questo mondo, tutto quello che vediamo, sentiamo e percepiamo in questo mondo, in tutti i mondi, è il risultato della vita data e diffusa da Kadosh Baruch. E questo per sua volontà, che come sappiamo è in un'unione perfetta con l'essenza stessa di Hashem, il suo essere. Dunque, Hashem, il suo essere, la sua volontà sono tutt'uno. Dunque, se i mondi, dice così Balatania, fossero derivati dalla luce di Ensof senza la contrazione, allora, vi ricordate, abbiamo studiato a suo tempo questa dottrina dello Tzimtzum, che anche rivista nel capitolo 21 e 38, e dopo nel prossimo capitolo si tra ampiamente di questo concetto. E nelle lezioni che avevo fatto sui concetti di Chassidut abbiamo parlato di questo Tzimtzum, chiamiamola contrazione. Dunque, se i mondi fossero derivati da Ensof senza il Tzimtzum, cioè senza alcun Tzimtzum, ma solo con una discesa graduale, cioè di grado in grado, e per questo meccanismo che cabalisticamente parlando è un meccanismo definito meccanismo di causa e effetto, in quel caso il mondo non sarebbe
mai stato creato come lo è attualmente, cioè finito e limitato dalla terra al cielo, come sappiamo, come è riportato nel Talmud. Talmud non è stato scritto un decennio fa, un secolo fa. E nel Talmud già allora è scritto che dalla terra al cielo vi è un viaggio di 500 anni. Dunque, per dire quanto nella Torah abbiamo quello che poi hanno scoperto secoli dopo. E dunque, del pari fra cielo e cielo, dunque, come dalla terra al cielo abbiamo 500 anni, un viaggio lungo di 500 anni, dovessimo viaggiare, e non parlo di navicelle spaziali, non parliamo di navicelle spaziali, che è quello un po' più veloce. Ok. Come i viaggi, diciamo, allora sui cavalli, sugli asini, allora. Ok, dunque, lo stesso è per quanto riguarda tra cielo e cielo, perché sappiamo che ci sono diversi cieli, dunque, eppure nello spessore di ogni cielo. E perfino il mondo a venire è il Gan Eden e il Yon, perché per quanto abbiamo parlato di questo Gan Eden, Tarton, il Gan Eden e il Yon. Il Gan Eden, dunque, chiamiamolo giardino dell'Eden inferiore, Gan Eden superiore. Dunque, anche quando si parla del Gan Eden, del giardino dell'Eden superiore, dunque, sommo giardino dell'Eden, che è la dimora di fatto dei grandi tzaddikim, delle anime dei grandi tzaddikim, dunque, le anime stesse, e, come dice Balatani, superfluo, pardon, rilevarlo, che gli angeli, che sono comunque, perché rispetto a noi, noi li immaginiamo come creature astratte, no? E però, astratte o no, sono creature limitate e finite, anche gli angeli. Perché? Questo perché c'è un limite alla loro capacità di percepire la luce di Ein Sof, che li illumina, vestendosi di queste tre forze chiamate Chochmah, Binah Da'at Chabad. Dunque ci sono limiti anche alla loro beatitudine, che deriva dalla splendore, dunque, della Shekhinah, dal godere della luce di Hashem. Infatti non potrebbero avere, dunque, risentire questa gioia e felicità e derivare direttamente dall'infinito senza che la loro esistenza venga ridotta a un nulla e ritorni alla sorgente. Dunque questo Tzimtzum rispetto a noi, rispetto a tutti, ciao carissima, tanto saluto, ciao Mora, le altre, che non ho salutato prima. E dunque Ciao, questo, basta. Boker Tov, Shavuot Tov, Sorot Tovot, questa gioia di cui godono questi angeli nello splendore di Hashem, dunque, è una gioia anche lì finita, perché essendo finiti, non solo essendo finiti nella loro percezione, come abbiamo spiegato, ma anche perché ricevere da Hashem direttamente, senza queste contrazioni, senza questi gradi, eccetera, allora riducerebbe il tutto a un nulla totale, assoluto, Dio non voglia. Vediamo queste parole nel testo, un attimo. Allora, abbiamo detto, siamo a pagina 133, un attimo, sì, Perek Memchet. Allora, ciao carissima, Bruch Abba, Shavuot Tov. Intanto Buongiorno, saluto. Intanto saluto. buongiorno. Lascio tutto chiuso video, se no vi Tranquilla, disturbo. tranquilla, tranquilla. Certo, Shavuot Tov, Bruch Abba a grazie. tutte Grazie. ovviamente anche. Allora, Grazie. Perek Memchet, chi riesce, come dico sempre e come l'abbiamo studiato del Tanya stesso, l'importanza di pronunciare in ebraico, in lingua originale, Lashon HaKodesh, parola per parola, sia Chumash, possibilmente anche Rashi, e il Tanya e così via. Allora, vediamo la prima parte del Tanya e poi concludiamo con te. Perek Memchet, Vehi, Ka'asher itbonena maski, bigdulat Ein Sof Baruch Hu, ki, kishmo kenhu, Ein Sof. ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך. ברצונו הפשוט ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית היחוד. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אינסוף ברוך הוא
Blitzinsum, rat, che sei della madrigale, vedere il lave a lui, lo haya haolama zenivra, klal, kmoshuata. Ossia, bibchinat vulvetachli, mearez la rakia malach, chameshmaot shana, tafkuf chameshmaot shana, vechen ben kor rakia le rakia. Vechen ovi kor rakia ve rakia, ve'afilu olam haba, ve'gan eden ha'elyon, מדור נשמות הצדיקים הגדולים והנשמות עצמן, ואין צריך להגיד המלאכים, נאמר המלאכים, הן בבחינת גבול ותכלית, כי יש גבול להשגתן באור אינסוף ברוך הוא, המאיר עליהם בהתלבשות חוכמה בינה דעת וכולי. ולכן יש גבול להנאתן שנהנים מזיו השכינה ומתענגים באור השם, כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג מבחינת אינסוף ממש, שלא יתבטלו ממציאותן ויחזרו למקורן. E come dicevo, concludiamo con. Dunque, abbiamo finito la prima parte della lezione, adesso concludiamo con, come ogni giorno, con il Tehillim. Ah, mi scusa Sara, che è il primo punto della quinta riga finisce, vero? Adesso, aspetta che Pagina ricordo. 134. Primo punto, quinta riga, perfetto, esatto. Todarabà. Bravissima, fantastiche. René, quali sono i tempi di oggi? Oggi ne abbiamo 11 di IAR e si va dal Salmo 60 a 65 compreso. Grazie mille, René. Non Pronta. possiamo non approfittare sempre che possiamo, che poi non so se. E vai. Allora. Davide, Salmo 65, Samehefe, chiama beato chi è meritevole di essere vicino ad Hashem. Dunque, in questo salmo sollecita anche la benedizione divina per la prosperità della terra di Israele. Amen, amen e amen. Vai. Ci deliziamo con la voce di Miriam Simcha, e che deve togliere il muto perché sennò non la sentiamo. Al maestro del coro, sullo strumento Shushan Edut, un michtam di David, da far conoscere. Allora, non so perché, scusate, sono un po' confusa, non so perché vi ho detto il Salmo 65, che è quello invece sono andata, sono saltata, vabbè, mi direte, ma per chi non ha capito e non si è ritrovata, sono io che ho sbagliato, scusate, scusate, torno al 60. Abbiamo solito va. Gamzuletova, bravissima, sempre e comunque, tante volte l'abbiamo anche scoperto, con mille in particolare. David prega, Salmo 60, si vede che dovevo pregare per Eretz Israel, dovevamo pregare per Eretz Israel in particolare anche, doppiamente. David prega, perché lo ritroveremo come ultimo perek di oggi, David prega perché il suo esercito risulti vittorioso nella guerra contro Edom, intrapresa su consiglio del Sanedrin. Chiede ad Hashem di estendere il regno di Israele e di portare la pace nel mondo. L'amnatzeach al Shushan Edut, michtam le David le lamed. Vai. Quando egli, David, fece guerra contro Aram Naharaim e contro Aram Zobah. Behatzotto et Aram Naharaim ve Aram Tzoba. Joab fece poi ritorno e sbaragliò Edom, Engei Melah, nella valle del Sale, ove caddero 12.000 uomini. וישב יואב ויך את אדום בגיא מלך 12,000. Oh Signore, tu ci hai rinnegato, ridotto a brandelli. Ti sei adirato, ma ora facci tornare all'antica dignità. Elohim, Zenachtan, Feratstan, Anafta, Teshovellan. Tu hai fatto tremare la terra e l'hai lacerata. Ora ti preghiamo, risana le sue piaghe, perché sta vacillando. Hirashta Eretz Betzamta, Refashe Varea Kimata. Tu hai mostrato la durezza al tuo popolo e ci hai fatto bere un vino che ci ottunde la mente. Hirita Amecha Kasha, Hishkitanu Yain Tarpela. Ma a coloro che ti temono,
Tu hai donato un vessillo per elevarsi, perché la verità prevalga per sempre, Sele. Natatalire echa nes lehitnoses mi pene coscetze. Affinché coloro che ti sono cari possano essere liberati, salvali con la tua destra ed esaudiscimi. Le ma'ani echalezun yedidecha, hoshia yeminecha, va'anin. Il Signore disse, nella sua sacralità, io trionferò, io spartirò il territorio di Shechem e misurerò la valle di Succot per definirne i confini. Perché non riesce a leggere anche nella lingua regionale? Allora, a parte che ci sono tanti teilim che sono traslitterati, ma anche leggere in italiano è importante perché è portare la santità nelle lingue pagane. Dunque, l'ideale è leggere direttamente in ebraico e con la scrittura ebraica, ma si può anche traslitterato o in italiano. Elohim di Berbe Kodsho. Elosa, Achaleka Shechem, Ve'emet Sukkot, Amadet. Perché Gilad mi appartiene, come pure Menashe. Efraim è la protezione del mio capo. Yehuda rappresenta il mio scettro regale. Ligilad, Eli Menashe, Ve'efraim, Ma'oz Roshi, Yehuda, Mechokeki. Moab è il bacile entro il quale mi lavo, mentre lancerò il mio assedio a Edom. Tu invece, Filistea, unisciti a me. Moav sir rachzi al Edom ashlich na'ali alai pleshet hitro'ai. Chi mi condurrà fino alla possente città per conquistarla? Chi mi condurrà fino a Edom? Mio vileni ir mazzor, mi nahani ad Edom. Non è vero che sei tu, Hashem, che ci hai finora dimenticato e non vuoi più, Hashem, uscire con i nostri eserciti? Hallo atta Elohim zenachtan, velo tetzé Elohim vitzilotenu. Provvedici il tuo aiuto contro il nemico, perché vano è il soccorso dell'uomo. Havalanu ezrat mitzar, veshav teshuatada. Grazie all'aiuto di Hashem, noi formeremo un esercito ed egli sottometterà i nostri avversari. Ve'Elohim na'aseh chayim, ve'hu yavus tzareinu, amen, amen ve'amen. Amen. Grazie, Simcha, un piacere sentirti. Sono 61, come tutte voi. David prega per il successo del suo esercito in battaglia e perché la sua dinastia possa continuare lungo le generazioni. Vai. Miriam, togli il muto. Sorry, al maestro del coro, sullo strumento Neginat di David. Amnaziach al neginat le David. Ascolta il mio grido, Hashem. Porgi attenzione alla mia preghiera. Shim'a Elohim rinati, hakshiva tefilati. Dai confini del mondo, è te solo che io invoco quando il mio cuore è prostrato. Conducimi sulla roccia sicura, che è più alta di me. Mikze aretz elecha ekra, ba'atof libi betzur yarum mimeni tanchei. Perché tu sei da sempre stato il mio rifugio, una torre possente contro il nemico. Ki haita machse li, migdal oz mi pene oyev. Io dimorerò per sempre nella tua tenda. Prenderò rifugio all'ombra delle tue ali, sempre, Sela. Agura be'apolecha be'aulcha olamim echese v'seter kenafecha se. Perché tu, Hashem,
hai udito i miei voti e mi hai concesso l'eredità destinata a coloro che temono il tuo nome. Kiatta Elohim, Shammata Nindarai, Natatta Yerushat Ireshemecha. Possa tu aggiungere giorni ai giorni del re, i suoi anni siano come quelli di tutte le altre generazioni. E qui torno all'infanzia. Yamim aliemei melef tossif shenotav kemo dor vador. Yamim aliemei melef tossif shenotav kemo dor vador. Possa egli sedere sul trono in eterno di fronte ad Hashem. Stabilisci che amore e clemenza siano uno scudo per lui. Yeshevolam lifne Elohim, chesed ve'emet man inzeru. In questo modo io celebrerò per sempre il tuo nome, assolvendo giorno dopo giorno ai miei voti. Ken azamera shimchalal, le shalemine darai, yom yom. Proprio belli i temi, veramente, toccano l'anima fino al profondo. Salmo 82, Samech Bet, è la descrizione del popolo di Israele in esilio e l'esortazione alla nazione oppressa ad avere forza e coraggio, ponendo la speranza soltanto, ripeto, ponendo la speranza soltanto in Hashem e abbandonando l'attaccamento al potere della politica e del denaro. E qui ripeto anche, abbandonando l'attaccamento al potere della politica e del denaro. Fai, Miriam. Simcha, la gioia. Al maestro del coro, per Yedutun, un salmo di Davide. Lamnatzer al Yedutun mismor le David. È solo per Hashem che l'anima mia attende silenziosa. Da lui solo può venire la mia salvezza. El Elohim dumia nafshi, mimmenu Yeshua. Egli solamente è mia roccia e mia salvezza. Egli è la mia fortezza, non vacillerò mai più di tanto. Ach hu tsurivi shuati, misgabi lo emot rabba. Fino a quando voi malvagi complotterete slealmente contro l'uomo? Possiate tutti voi essere uccisi e cadere come un muro pericolante oppure come un recinto traballante. Ad an tehotet tu al ish, terotzhu chulchem ke kirna tu gader hadefuya. Solo a causa della loro alterigia e arroganza, essi tramano per farmi cadere. Essi amano raccontare a Shaul a mio danno la menzogna. Con la loro bocca pronunciano benedizioni verso di me, mentre in cuor loro mi maledicono per sempre, Sela. Ovviamente qui David si riferisce alla sua esperienza personale, dove è stato perseguitato letteralmente a morte da Shaul e tutti coloro che facevano il doppio gioco con David, ma in realtà erano, diciamo, traditori rispetto a David. Ah, mi se e toia azzule adia, irzu hazab, befivi varechu uve kirban. Yekalenuse. Però l'anima mia attende silenziosa solo a Shem, perché è da lui che deriva la mia speranza. Ach, le Elohim dominafshi, chi nimmeno tikvati. Egli solo è la mia roccia e la mia salvezza. Egli è la mia fortezza, non vacillerò. Ach, hu tsuri vishuati. Misgabi lo emot. Da Hashem dipende la mia salvezza e la mia gloria, la roccia del mio vigore. Pertanto, il mio rifugio è in Hashem. Al Elohim ishi uchvodi, sur uzi machsive Elohim. Abbiate fede in Lui in qualsiasi momento. O mio popolo, aprite il vostro cuore in preghiera di fronte a Lui. Il Signore è per noi un rifugio.
Per sempre, Sela. בתחובו וכל עת, עם שפחו לבבך, לפניו לבבכם, אלוהים מחסה לנו סלע. Nient'altro che vanità è fidarsi degli esseri umani. E gli uomini di alto rango sono menzogneri. Se sono messi sulla bilancia, si alzano leggeri, tutti insieme, e si pesano meno del nulla. אך הבל בני אדם, כזב בני איש, במאזניים לעלות המה מהבל יחד. No, non affidatevi alla violenza, né sperate vanamente nelle rapine. Anche quando le vostre illecite ricchezze dovessero prosperare, non attribuite importanza a ciò. אל תבטחו בעושק ובגזל, אל תהבל, חיל כי ינוב. Alta scitule. Una volta ha detto Hashem la sua legge, mentre due volte l'ho udita, deducendo questo, che la potenza appartiene ad Hashem. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati, ki oz le Elohim. E che tua, o Hashem, è la grazia, perché tu ricompensi l'uomo proporzionalmente a ciò che ha fatto. ולך, אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה. סלמו 63, ס"ג. דוד המלך, פרגונה il suo desiderio di vicinanza spirituale con Hashem per ammirare il suo splendore alla sete d'acqua provata quando si era nascosto nell'arido deserto della Giudea per sfuggire ai suoi nemici. Sto guardando un attimo. No, vorrei finire tutto con te, Miriam, ma forse non ce la facciamo. Va bene. Nessun Allora, problema. sì, no, sapete che io cerco di non esagerare, cioè di non varcare l'ora. Allora, grazie infinita, Miriam, grazie infinita, Emilia, René, a Rachel che ha ceduto. Mismor le David, allora, tutte insieme direttamente in ebraico, chi traslitterato, chi direttamente, chi in italiano. Mismor le David, beyoto bemidbar Yehuda, Elohim, Eli, atta ashachareka, sam'alecha nafshi, kama lecha besari, be'eretz yah ve'ayef, be'iman. Allora, io ho detto anche per questione di tempo, anche perché ogni mese, quasi ogni mese, insieme noi cantiamo o sentiamo il famoso Tzamanecha Nafshi, perché come sapete da Chabad ci sono i Nigunim, dunque questi canti dei Rebbeim, di cui appunto abbiamo Tzamanecha Nafshi, e mi piace farvelo sentire dalla bocca del Rebbe. E ogni mese dunque cerco di dunque entrare in questa altissima Kedusha. A proposito, forse ve lo un minuto, ve lo condivido così almeno potete anche voi, e siccome è vocale, perché mi direte: ma adesso siamo nella sfera Tao, ma non possiamo sentire musica, e appunto essendo un vocale possiamo sentirlo. Dunque vi mando adesso, ve lo inoltro e tutte insieme. Un attimo, vedo, un attimo, perché c'è il gruppo, ma c'è anche qualcheduna. Un attimo, così potete averle, cioè tutte potete seguirmi. Un attimo, un attimo, no? Ok. Allora, entrate nel. Ok, un attimo, ancora qua. E tutti insieme ci siete? Così seguiamo tutti insieme. Un attimo, alzo il volume. Un attimo.
Allora, questa settimana, giovedì, ci sarà una bar mitzvah di una mia ex alunna che parliamo di 30 anni fa, ho dato una lezione nella sua classe e dedico anche Mazal Tov, Anna Rachele, Deyshe Tevriya Beshatova Mutzlachat, a bar mitzvah, lei la sua classe, e quando ho fatto, mi avevano chiesto delle supplenze nella loro classe. Avevo fatto sentire loro dei nigunim, abbiamo cantato dei nigunim e ho fatto chiudere le tapparelle della classe, perché era il primo giorno ovviamente, e ho chiesto a tutte di chiudere gli occhi. Quando si ascoltano i nigunim, si ascoltano col corpo e con l'anima. Bisogna essere, cioè, proprio staccarsi, diciamo, no? Dal mondo, tra virgolette, e unirsi a questa kedusha infinita che è il nigun, in questo caso preso dalle parole sacre del Teilim, cantato dal Tzaddik della generazione, dal Rebbe in questo caso, e cercare di vivere questa santità al massimo. Dunque, adesso capisci, Miriam, perché ci tenevo a fare il nigun, e se no ti avremmo ascoltata fino alla fine tutte con grande piacere. Dunque, o Hashem, sei quello che abbiamo tutte cantato, sei il mio Signore, sei il mio Dio, è te che io cerco, la mia anima è settata a te, la mia carne spasima per te, come se si trovasse in una terra riarsa e arida, priva di acqua. Continuiamo. E la seconda parte, sempre che abbiamo cantato, Tarle era la brama di te quando ti contemplavo nel santuario e potevo ammirare la tua forza e la tua maestà. Dunque, riprendo dall'inizio. Mismorle David beyotobe midbar Yehuda, Elohim, Eili, atah shacharecha, tzameh alach hanafshi, kama lecha vesari be'eretzia ve'ayef benimayim, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך, כן אברכך וחיי בשמך אשא כפיי, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יהללתי, אם זכרתיך על יצואי, באשמורות אהגה בך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך רנן, דבקה נפשי אחריך, ביט עמך ימיניך, והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ, יגירו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו. והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי ייסחר פי דוברי שק. Allora, siamo al penultimo salmo di oggi, salmo 64, Samech Dalet, dove i nostri maestri ci insegnano che David HaMelech compose questo
Salmo come preghiera a favore di Daniele, un suo discendente. Ne approfitto per benedire mio figlio Daniel David Ben Saradina, che normalmente questa settimana dovrebbe diventare padre per la prima volta. Beshatto, vam tzlacha, zerachaya vekama yama bekaleka lut, amen ke nerazon, bni ahuvi Daniel David Ben Saradina, vishto, kol damazalto patana, shashem yabi, eteryona berakel, amen ke nerazon. Dunque, David HaMelech vide profeticamente che Daniel sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni e pregò a suo beneficio. L'amnatzeach mismor le David. Shema Elohim koli vesichi, mipachad oyev tizor chayai. Allora, per chi non è abituata, allora, quando ricordiamo un nome di un tzaddik, è uno dei nostri, per esempio, Rachel al figlio si chiama Ishaya, e il Tanya riporta molto Ishaya, e non solo il Tanya, anche Rashi ogni tanto. E allora ricordo e benedisco il figlio di Rachel che si chiama Ishaya, quando troviamo il nome Daniele, il nome Davido o e altri, di figli che conosco, di quelli che mi hanno svelato, allora ricordiamo in Bracha e in Hatzlacha. E dunque torno a 64.3, Tastireni misod mer'im merikshat po'ale aven, asher shanenu hacherev leshonam, darechuchit sam davarma, lirot bamistarim tampit, Om Yoru velo Irau, Yechazeku lamo davarra, Yesaperu litmon mokeshim amru, Mi ir elam, Yachpesu olot, Tamnu chefes mechupas, Vekerev ish velev amok, Vayorem Elohim chetz pitom hayu makotam, Vayachshilu aleimo leshonam, Itnodedu kol roevam, Vayireu kol adam, Vayagidu po'al Elohim umaaseu iskilu, Ismach tzadik vadonai, Vechasavo, Vithallelu, Col Ishre Lev. Ultimo salmo di oggi, 65. Samechei David chiama beato che è meritevole di essere vicino ad Hashem. Questo salmo sollecita anche la benedizione divina per la prosperità della terra di Israele. Amen, questo è il Amen. mio. Amen. Ah, e vedi che l'ho fatto doppio oggi? Che avete, abbiamo detto Ashgaha Pratit. Ho detto, ah, forse per Israele doppio. No, perché l'Ischut, Rivka. Rossella, Bat Adelaide, di cui ho pregato per tutte voi ieri e anche per te, Rivka Rossella, Bat Adelaide, Sheti Briya, Bechole Varaich Vegiddaich, Begufechu Venafshech, dunque anche quando arriviamo al salmo di ognuno, tra parentesi, Shashem Telach Nachat Vebriut, Lach Ulbittech, Velachatan Shelach, Shei Bari Beramach Evarav, Shassa Gidav, Refuah Shlema Umushlemet, נחת מהנכדים שלך, הקיימים הבאים, שתרווי מהם רוב נחת חסידי אמיתי, ותהי שמחה ומאושרת ובריאה, וכל הברכות בטוב הנראה והנמלא. E tutte in mutuo. Amen. Amen. Anche se sono in muto, ma lo dicono. E vai! L'amnatzeach מזמור לדוד שיר. לך דומיית תהילה, אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. Shomea tefila adecha kol basar yavou. Se vi dice qualcosa nei Hagim, che ripetiamo più volte, Yamim Noraim. Divrei avonot gaverumeni, peshaeinu atta techapereb, ashrei tivchar utekarev, ishkon chatzerecha, nisbea betuv beitecha, kedosh echalef. Noraot betzedek ta'anenu Eloishenu, mivtach kol katzve eretz veyam rechokim. Mechinarim bechocho, נעזר בגבורה, משביח שעון ימים, שעון גליהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנין, פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם, כי כן תכיניה, תלמי הרבה. נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. איתרת שנת טובתך, ומעגליך ירעפון דשן. ירעפו נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה, לבשו חרים הצאן, ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישיר. כמו אוני ג'ורנו, קונקלודיאמו, כל סלמו דרבה אדל הרבנית. Però prima prendiamo la tzedakah. Datemi un minuto, speriamo che ci arrivo. Un minuto, un minuto, un minuto.
Intanto preparate anche voi la vostra tzedakah. Tutto insieme. Leilun Nishmat. Tutto insieme perché è importante. Ogni mitzvah fatta insieme ha mille volte più valore. Leilun Nishmat. Ricordiamo le anime di tutti gli uomini, donne e bambini che hanno sacrificato la loro anima solo per il fatto di essere ebrei, dunque considerati tzaddikim. Che Hashem li abbia in gloria. Tieni shmatan tzurura bitzror ha'chaim, kol ha'tufim shenifteru, kol ha'chayalim, agvarim, anafshim, atav, shechafu nafsham al kiddush Hashem. Tieni shmatan tzurura bitzror ha'chaim, yehi zechran baruch, nishmatan begin zemerovim, Hashem ikom damam. Refuah shelema umushlemet, le. כל חיילינו, לכל הפצועים, לכל החולים, וביניהם אמי, מורתי, השליחה, הרבנית רחל חדד, רחל בת עזיזה, חדד, שתהיה בריאה בכל איבריה, בגידיה, בגופה ובנפשה, רפואה שלמה ומושלמת. ניסה לדינה בת רחל. ולרוזה בת תמר, לנחמה מיכלה בת גורה, נחמה דינה בת שרה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע. שעוברים כולם בגופם ובנפשם, אמן כן יהי רצון, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, e tutte per se stessa, per i propri cari. Eccomi. 123, 124, concludiamo con che il merito del Rebbe possa posarsi su di me, su tutti i miei cari, su tutto il popolo di Israele, su tutti coloro che sostengono il popolo di Israele. Shir Hamalo, Elecha, Nasati, et Einai, Hayoshvi Bashamai. Hin, Che'ene Avadim, Eliad Adonehem. Che eine shifcha al yad gevirta, ken einenu el Adonai Eloheinu, ad sheyechonenu. Choneinu Adonai, choneinu ki rav savanus, rabat saveana nafshenu, halag hashananu, habuz ligeinu. 124, kuf chandale, bizkut harabanit hatzidkanit, moni del Rebbe. Sfruttai a Genaleno, Reutan Nefer, Reutan Buf, il Colamo Israel, Colo Abibunca Israel. Shir Hamalot Vedabit, Lule Adonai Shayalanu, Yomana Israel, Lule Adonai Shayalanu, Bekumalino Adam, Azai, Chaim Belaunu, Bacharot Abam, Azai Amaim Shetafunu, Nachlavara Nafshe, Azai Avara Nafshenu, Amai, Azai Dut. Baruch Adonai, Shelon Etanam, Teref, Eshineh, Nafshein, Ketzipor Nimleta Mipach Yokeshim, Hapach Nishbar, Vanachno Nimlatim, Ezreinu Beshem Adonai, Ose, Shamayim Vaatz, Refua, Shelema Mushlemet, Leimi Morati Arabanit, Ashlucha, Rachel Bat Aziza, Shtie Ibriya Bechol Ibariya Begidiya Bufa Vanafsha, Bekol, הפצועים לכל החולים שיחזרו לביתם בריאים בגופם ובנפשם. רינובול מיו מזל טוב על המאה אקסלומנה, כי עברה כסא סטימנה בשעה טובה, בר מצווה. מזל טוב, מזל טוב. אנרקל, אדל, סו מריטו, סוי ג'יניטורי, סוי פרטלי. תותה לה פמיליה דתותה לפארטי, גרנדה מזל טוב, כי שסיינו סמפרה בואנה נוווה. Per tutto Israele, amen, ken yeh ratzon, una buonissima settimana con Amen. buonissime nuove per tutti noi. Amen. Israele.